Buongiorno a tutti. Allora, ho deciso di fare questo breve tutorial in modo tale da chiarirvi bene come funzionano i compiti assegnati e come fare per visualizzare le correzioni ed i commenti. Ho fatto una simulazione registrandomi come studente e ho scritto questa frase che vedete qui, che non ha nessun senso, ma che ci serve per vedere come funzionano i commenti. Allora, prima cosa, vedete che una volta che il commento è stato selezionato da chi ha effettuato la correzione, quindi dal vostro insegnante, che posso essere io, può essere Daniela, può essere Giovanni Antonelli, dicevo, vedete che compare come evidenziato. Se non vedete niente dei commenti, è semplicemente perché non avete attivato la lettura dei comandi che si fanno su questo tastino, su questa icona che dice appunto apri lo storico dei commenti, oppure premendo i due tasti, la combinazione dei tasti CTRL più ALT più SHIFT più lettera A maiuscola. Se io clicco qui sopra, vedete che il docente Stefano Spiezia ha scritto grazie. Va bene? E quindi questa cosa ci consente non solo di vedere il commento, ma anche premendo sul reply, lo studente può scrivere benissimo, sono in grado di leggere i commenti. Correggiamo. Ripremete reply, rispondi. In questo modo il vostro docente leggerà anche quello che voi avete risposto. Quindi, ricapitolando, apritevi i vostri fogli di lavoro. A questo punto, quando io vi assegno un modulo, è bene che voi continuate su questo stesso modulo a riportare quello che è il vostro compito che vi è stato assegnato, in maniera tale che così non ci disperdiamo in tanti moduli. Oppure potete rispondere inserendo un modulo di Word che in ogni caso vedrete riporterà gli stessi commenti. Comparirà questa icona piccolina, comparirà qui. Se noi allarghiamo il campo, perché questo è un campo ristretto, vedete che i commenti compaiono qui, quindi mettendo in visualizzazione a piena pagina dovreste avere i commenti che già vi compaiono. Se non vi compaiono, premete sempre qui perché qui vi fa vedere tutto lo storico, d'accordo? A questo punto credo che non abbiate più problemi nell'evidenziare i commenti, almeno mi auguro. Vediamo che cosa succede se io vado a controllare il vostro compito. Quindi esco dallo studente e entro invece nella tipologia di visualizzazione del docente. In questo caso io ho qui il vostro compito, ho inserito qua il vostro commento, posso inserire, quindi questo vale come tutorial anche per gli altri docenti, se per esempio non mi piace quest'altra parola, io la sottolineo. Va bene, e mi compare, aggiungi un altro commento. Quindi il docente, una volta che ha sottolineato la frase, può scrivere la correzione. Ok, adesso mi sembra fatto bene. Quindi chiude, completa la correzione e fa commenta. In questo modo lo studente vedrà l'ulteriore commento. Va bene? Mi sembra che sia tutto chiaro, abbastanza chiaro. Quindi quando compare questo simbolino, il docente aggiunge il commento, il discente, cliccando sul commento in corrispondenza delle parole evidenziate, vede il suo commento. D'accordo? Mi auguro che con questo abbiamo finito le perplessità al riguardo della correzione dei compiti. Quindi,
prego anche i docenti di attenersi a questo tipo di indicazioni, in maniera tale da non perderci in chiacchiere e in perdite di tempo inutili, ma di poter andare avanti con questo utile strumento di aggiornamento. Buon lavoro a tutti.